Francesco Totti, a poche ore dall'udienza in tribunale, prende una decisione inaspettata. Le voci sull'addio. Francesco Totti, foto Instagram. Ebbene sì, dopo tanta attesa e notizie, siamo arrivati al fatidico 11 novembre, giorno della prima udienza che vedrà in tribunale da una parte Francesco Totti e dall'altra, l'ormai ex Ilary Blasi. Da mesi è ormai nota la rottura tra i due, partita dapprima con un annuncio ufficiale dei diretti interessati, e continuata poi con voci false e polemiche, dispetti e accuse che aleggiano intorno a una delle coppie più amate di sempre del mondo dello spettacolo. Alla vigilia però di questo giorno tanto atteso, alcune voci parlerebbero del fatto che l'ex capitano giallorosso abbia preso una decisione inaspettata che potrebbe davvero cambiare le sorti della sentenza, lasciando tutti a bocca aperta. Francesco Totti e l'addio, ecco cosa è successo davvero. Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi, foto Instagram. Come reso noto da tempo ormai, l'avvocato che ha seguito fino ad ora le vicende di Francesco Totti è Anna Maria Bernardini De Pace, nota divorzista, ex suocera di Raul Bova, che si è occupata tra gli altri anche del divorzio tra Albano e Romina Power e di quello tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Un divorzista di fama nazionale quindi, che non ha perso tempo e si è messa subito al lavoro per difendere il suo assistito e cercare di raggiungere l'accordo migliore e più rapido. Leggi anche, Harry e Meghan arriva il divorzio? Ecco perché c'entra il re Carlo III ora però, sembra che il noto legale abbia fatto qualcosa che non è piaciuto molto all'ex calciatore, creando delle crepe tra loro, a quanto pare insanabili. Sembra infatti, che Anna Maria Bernardini De Pace dopo tanto lavoro, sia riuscita finalmente a trovare un accordo con la controparte, e cioè il legale di Ilary Blasi Alessandro Simeone. Questo accordo però, pare che non sia piaciuto al suo assistito e la mossa non è andata giù né a Totti né tantomeno alla nuova fidanzata Noemi Bocchi e l'altro avvocato Antonio Conte. Leggi anche, Stefano De Martino Bomba. È successo di nuovo, da non credere dopo questi fatti quindi, sia Totti che il suo legale hanno deciso di chiudere i rapporti, con un definitivo addio che potrebbe di fatto cambiare le sorti della sentenza.